l'acquisizione di nuove terre in seguito agli interventi di bonifica attuati dai Salvadori e le mutate esigenze sociali crearono le premesse per un nuovo sviluppo urbanistico di Porto San Giorgio. Si svilupparono nuovi quartieri a nord e a sud dell'insediamento originario, rispettivamente Rione Gessare, per via della presenza di fabbriche di calce, e Rione Squero, l'Arsenale. Nel XIX secolo iniziarono anche i lavori per lo sviluppo di quello che sarebbe diventato il nuovo centro urbano. Dunque agli inizi dell'Ottocento che viene risistemata Piazza San Giorgio con la riedificazione della nuova chiesa e realizzato il teatro che dopo l'Unità d'Italia prese il nome di Vittorio Emanuele II e dove nel 1874 vi si esibì una giovanissima Eleonora Duse. Costruito su progetto dell'architetto Giuseppe Lucatelli, si affaccia su una piccola piazza adiacente a quella dedicata a San Giorgio, imprimendo un'impostazione completamente nuova all'assetto urbano. Soggetto a vari adeguamenti e ristrutturazioni, nel 1911 si decise di intervenire anche sulla volta della platea. Fu in questa occasione che Sigismondo Nardi realizzò la sua opera migliore. Sulla piazza di San Giorgio si affaccia dunque anche la nuova chiesa dedicata a San Giorgio Martire che, come si è detto, andò a sostituire la precedente demolita nel 1803, di cui rimane soltanto la torre dell'orologio. La facciata a due spioventi è rimasta incompiuta. I tre portali presentano le modanature rinascimentali provenienti dal materiale di recupero della precedente chiesa. Nei pressi della chiesa è ancora visibile ciò che rimane dell'antico cimitero settecentesco. A completare la nuova piazza San Giorgio, nel 1897 viene realizzata la fontana marmorea dello scultore fermano Alfonso Bernardini, che rappresenta la democrazia come una giovane figura femminile che reca in mano i simboli dell'abbondanza poggiata sul globo terrestre. A partire dalla seconda metà dell'Ottocento, Porto San Giorgio conosce dunque un nuovo importante sviluppo urbano, che se inizialmente interessa soltanto la fascia compresa tra l'antico borgo e la ferrovia, con la continua conquista di terre strappate dal mare, incomincia man mano a prendere forma la parte forse più interessante della nuova città. Con il passare del tempo, infatti, nella zona compresa tra la ferrovia e il mare, la cosiddetta marina, le antiche baracche dei pescatori, piccole abitazioni ad un unico piano, lasciano il posto ad eleganti villini liberti che si affacciano su ampi viali alberati, intervallate a parchi e giardini.